Ci risiamo. È bastato un passo falso, il 2-2 interno con il Sassuolo, per fare piombare l'ambiente Roma nel catastrofismo generale. Polemiche, critiche a non finire. Il bersaglio è soprattutto uno, Rudy Garcia, accusato di attuare un turnover sgangherato, senza dare una precisa identità alla squadra, offrendo magari un contentino a qualche senatore a caccia di minuti mancanti. La realtà, in questo Garcia ha ragione, è che la differenza la fanno sempre e soltanto i risultati. Il pari contro gli emiliani ha rallentato il percorso in campionato della Roma, ora distante 4 punti dall'Inter capolista. E dietro, Napoli e Juve stanno recuperando velocemente terreno dopo gli impacci iniziali. Quindi, vietato sbagliare di nuovo. Con quella faccia un po' così. 4 gare da qui alla prossima sosta per le nazionali, 4 tappe da non fallire: Sampdoria, Carpi, Bate Borisov in Champions e infine Palermo. Si parte dalla trasferta di Marassi contro un avversario di qualità ma totalmente indecifrabile. La stagione dei blucerchiati è iniziata nel peggiore dei modi, con la disastrosa eliminazione dall'Europa League ad opera dei modesti serbi del Vojvodina. Walter Zenga, tornato ad allenare in Italia dopo 5 anni di viaggi all'estero, sembrava già ad un passo dall'addio ad inizio agosto. Poi, lo scatenato patron Ferrero ha utilizzato il buon senso, dando credito e fiducia ad un gruppo profondamente cambiato dopo l'addio di Sinisa Mihajlovic. E stiamo in fondo alla campagna. In campionato la Samp ha fin qui raccolto 7 punti, frutto di 2 vittorie in casa contro Carpi e Bologna, un pari e una sconfitta in trasferta. Sul piano tattico Zenga non ha portato stravolgimenti, confermando il 4-3-1-2 con un trequartista a supporto di 2 punte. In porta c'è Viviano, ormai un veterano della Serie A. La difesa si regge sulla sostanza di Silvestre, già con Zenga ai tempi di Catania, affiancato dal finlandese ex Ajax Moisander. Duplice guaio a destra, con le assenze contemporanee di De Silvestri e Cassani. Contro il Toro domenica scorsa, il tecnico doriano ha dato spazio al baby portoghese Pedro Pereira, classe 98, non ancora maggiorenne. Per lui probabile conferma contro la Roma. A sinistra, per ora, l'esperienza di Vasco Regini sta chiudendo le porte al neoacquisto Zukanovic. La mediana ruota attorno alla classe del brasiliano Fernando, giunto in estate dallo Shakhtar Donetsk e supportato dai polmoni di Barreto e dalla versatilità di Soriano, in grado, quest'ultimo, di agire sia come interno che come trequartista. Questa sera il centrocampo dovrebbe essere completato da uno tra Ivan e Correa. E poi la supercoppia offensiva, velocissima ed ipertecnica, Eder, attuale capocannoniere della Serie A con 5 reti, e Luis Muriel, novello Ronaldo che alla Roma ha segnato con tutte le maglie indossate da quando è in Italia, compresa quella della Samp. Garcia stavolta non ricorrerà alla rotazione estrema, posticipandola semmai per la gara di sabato prossimo all'Olimpico contro il Carpi. Davanti a De Sanctis tornano Florenzi e Digne sulle fasce, con Manolas affiancato presumibilmente da De Rossi e Keita riportato a centrocampo, con Pjanic e Nainggolan a supporto del maliano. Davanti il tridente dei sogni, Salah, Dzeko e Iago Falche, i tre uomini che ora come ora nessuno vorrebbe vedere in panchina. Vorrei morire.